Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Questa mattina ho fatto la mia prima visita in una parrocchia della diocesi di Roma. Ringrazio il Signore e vi chiedo di pregare per il mio servizio pastorale a questa chiesa di Roma che ha la missione di presiedere alla carità universale. Oggi è la Domenica della Santissima Trinità. La luce del tempo pasquale e della Pentecoste rinnova ogni anno in noi la gioia e lo stupore della fede. Riconosciamo che Dio non è qualcosa di vago. Il nostro Dio non è un Dio spray. È concreto, non è un astratto, ma ha un nome. Dio è amore. Non è un amore sentimentale, emotivo, ma l'amore del Padre che è all'origine di ogni vita. L'amore del Figlio che muore sulla croce e risorge. L'amore dello Spirito che rinnova l'uomo e il mondo. E pensare che Dio è amore ci fa tanto bene, perché ci insegna a amare, a donarci agli altri come Gesù si è donato a noi e cammina con noi. È Gesù che cammina con noi nella strada della vita. La Santissima Trinità non è il prodotto di ragionamenti umani, è il volto con cui Dio stesso si è rivelato, non dall'alto di una cattedra, ma camminando con l'umanità. È proprio Gesù che ci ha rivelato al Padre e che ci ha promesso lo Spirito Santo. Dio ha camminato col suo popolo nella storia del popolo di Israele e Gesù ha camminato sempre con noi. E ci ha promesso lo Spirito Santo, che è fuoco, che ci insegna tutto quello che noi non sappiamo, che dentro di noi ci guida, ci dà delle buone idee e di buona ispirazione. Oggi lodiamo Dio non per un particolare mistero, ma per Lui stesso, per la Sua gloria immensa, come dice l'inno liturgico. Lo lodiamo e lo ringraziamo perché è amore e perché ci chiama ad entrare nell'abbraccio della sua comunione che è la vita eterna. Affidiamo la nostra lode alle mani della Vergine Maria, lei la più umile tra le creature. Grazie a Cristo è già arrivata alla meta del pellegrinaggio terreno. È già nella gloria della Trinità. Per questo Maria, nostra Madre, la Madonna risplende per noi come segno di sicura speranza. È la madre della speranza. Nel nostro cammino, nella nostra strada, lei è la madre della speranza. È la madre anche che ci consola, la madre della consolazione, è la madre che ci accompagna nel cammino. Adesso preghiamo la Madonna, tutti insieme, a nostra madre che ci accompagna nel cammino. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Oremus.
Gratiam tuam, quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem cognovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Nunc et usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a Palermo è stato proclamato beato Don Giuseppe Puglisi, sacerdote e martire. Ucciso dalla mafia nel 1993. Don Puglisi è stato un sacerdote esemplare, dedito specialmente alla pastorale giovanile. Educando i ragazzi secondo il Vangelo, li sottotraeva alla malavita. E così questa ha creato di sconfiggerlo, uccidendolo. In realtà, però, è lui che ha vinto con Cristo risorto. Io penso a tanti dolori di uomini e donne, anche di bambini, che sono sfruttati per tante mafie, che sfruttano loro facendole fare il lavoro che li rende schiavi, con la prostituzione, con tante pressioni sociali. Dietro di questi sfruttamenti, dietro di queste schiavitù, ci sono mafie. Ma preghiamo il Signore perché converta il cuore di queste persone. Non possono fare questo. Non posso fare dei noi fratelli schiavi. Dobbiamo pregare il Signore. Preghiamo perché questi mafiosi e queste mafiose si convertano a Dio. E lodiamo Dio per la luminosa testimonianza di Don Giuseppe Puglisi e facciamo tesoro del suo esempio. Saluto con affetto tutti i pellegrini presenti, le famiglie, i gruppi parrocchiali venuti dall'Italia, Spagna, Francia e tanti altri paesi. Saluto in particolare l'Associazione Nazionale San Paolo degli Oratori e del Circolo Giovanile, nata 50 anni fa al servizio dei giovani. Cari amici, San Filippo Neri, che oggi ricordiamo, e il beato Giuseppe Puglisi sostengano il vostro impegno.
Saluto il gruppo dei cattolici cinesi qui presenti, che si sono riuniti a Roma per pregare per la Chiesa in Cina, invocando l'intercessione di Maria Auxiliatrice. Rivolgo un pensiero a quanti promuovono la giornata del sollievo in favore dei malati che vivono il tratto finale del loro cammino terreno, come pure per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Grazie per il vostro impegno. Saluto l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e i fedeli di Fiumicello presso Padova. Buona domenica a tutti e buon pranzo!